Con Chiara Casarico della compagnia teatrale Il Naufragar Mer Dolce, una delle curatrici della 12ª edizione della rassegna Agorà, teatro e musica alle radici, a Roma dal 20 settembre al 30 novembre 2023. Ben trovata. Grazie, ben trovati. Spieghiamo cos'è. Agorà Teatro e Musica alle Radici è un festival che noi portiamo avanti da 12 anni. L'idea è quella di portare il teatro appunto alla sua radice, quindi a dialogare con la comunità, tant'è vero che molto spazio viene dato a quello che possiamo definire il teatro urbano, quindi non è esattamente il teatro di strada, ma è proprio il teatro in strada, teatro, musica, arte varia, non soltanto teatro, e l'idea è quella di lavorare anche per le persone che magari il teatro non lo frequentano abitualmente o che non l'hanno mai frequentato addirittura. Tant'è vero che questa 12ª edizione, che è molto ricca di eventi, sono più di 50, e che noi realizziamo grazie al sostegno del Ministero della Cultura e del Comune di Roma, nonché un sostegno dell'8 per 1000 della Chiesa Valdese, e tutto ciò è vincitore dell'avviso pubblico lo spettacolo dal vivo Fuori dal Centro. Quindi grazie a questi contributi noi riusciamo a fare più di 50 eventi, principalmente nel quarto municipio. Siamo in maniera itinerante con quello che abbiamo chiamato pop-up theater, il teatro all'improvviso, senza strutture, senza nessun tipo di attrezzatura, ma solo con degli attori che vanno in giro nelle piazze di San Basilio, Casal Bertone, Casal Bruciato e Sette Camini. E questa è una delle tante rassegne all'interno del festival, che andrà avanti fino al 15 ottobre. Abbiamo già iniziato anche la rassegna invece di teatro nei parchi, e nella fattispecie abbiamo scelto il Parco Campagna, quello che una volta si chiamava Parco Filippo Meda, a Pietralata. Vi segnaliamo tutti i sabati pomeriggio alle ore 17 c'è qualcosa. Abbiamo in programma la Banda Iurona, poi avremo il Taiko Trio, la Marlon Banda, fino al 25 novembre tutti i sabati pomeriggio. Abbiamo coinvolto anche una biblioteca, la Biblioteca Aldo Fabrizi a San Basilio, che a novembre tutti i giovedì pomeriggio vedrà una rassegna di teatro ragazzi. Abbiamo ospiti in materia viva performance, l'Orto delle Fate, e poi le nostre immancabili clownesse Emanuela Polco e Veronica Milaneschi o Eva Gaudenti. Dopodiché abbiamo coinvolto il Museo di Casal dei Pazzi, e lì faremo sia degli spettacoli per le scuole, e abbiamo deciso di raccontare le varie cosmogonie, visto che si tratta di un museo costituito su un'area preistorica, quindi quello è il tema del museo e noi quello vogliamo raccontare, e lo faremo insieme alla musica e ai tamburi di Rita Superbi col Taiko Trio. Quindi avremo un evento serale che è l'11 novembre con questo spettacolo intitolato Era Madre. Dopodiché, lucis in fondo, approdiamo al teatro, perché comunque questa è la nostra natura, e quindi dagli spazi urbani, dagli spazi non convenzionali, entriamo comunque nella sala teatrale, e questo è il Teatro del Lido, che ormai ci ospita da più di 3 anni. E lì dal 13 ottobre il primissimo evento, vi segnalo il concerto di Nando Citarella la sera alle 21, preceduto da un assolo di Rita Superbi con il suo trio, 15 ottobre sempre con Era Madre. E il 20 ottobre invece offriamo uno spettacolo completamente comico, in cui siamo in scena io e Tiziana Strocca, coppia inospitabile del Naufragar Mer Dolce, con Down Comedy. Dopodiché, 9 novembre, io vi segnalo la mattina un concerto di Pilar, Ilaria Patassini, grandissima cantautrice e interprete, che ci offre uno spettacolo su De André, e la sera Mira di Canto con uno spettacolo di musica sudamericana a Flor de Pelle. Chiudiamo il 30 novembre con Figlie di Sherazade, che è ormai il nostro cavallo di battaglia, e essendo nei dintorni del 25 novembre c'è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, noi non possiamo esimerci dal presentarlo. Ecco, questo in sintesi. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
trovate tutto sul nostro sito www.ilnaufragarmedolce.it oppure sui social sia Facebook che Instagram Il Naufragarmedolce, sempre scritto tutto attaccato. Altrimenti potete chiamare la nostra infoline 351-907-3887 o scrivere a info@ilnaufragarmedolce.it. Dodicesima edizione della rassegna Agorà, teatro e musica alle radici, a Roma dal 20 settembre al 30 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento a Chiara Casarico della compagnia teatrale Il Naufragar Me Dolce, una delle curatrici. A presto! Grazie, vi aspetto!